Ma sicuramente un ricordo positivo e ricordo Avellino con piacere. È stato un anno e mezzo per me importante, fondamentale e sono contento di aver raggiunto due salvezze comunque faticose, però importanti per la squadra e per la società. Quindi ricordo con grande piacere Avellino, i tifosi, la piazza e tutto. Il gol al Pisa, la doppietta col Cittadella, quale scegli? La doppietta al Cittadella è stata una doppietta emozionante perché comunque è stato un pareggio raggiunto in extremis, non ci speravamo più, eravamo anche un uomo in meno. E quindi la ricorderò per sempre, soprattutto per l'importanza magari di quel punto che ci ha poi regalato il cammino per la salvezza finale. Quindi è stata una cosa che ricorderò per sempre quella doppietta lì. Peccato solo per l'epilogo della seconda stagione. Eh sì, peccato perché eravamo partiti bene, il ritiro si poteva far bene quell'anno lì, c'erano tutte le componenti giuste, è stato davvero un peccato essere esclusi in quel modo e niente, un dispiacere sia per noi che per i tifosi ancora di più, per insomma tutte quelle componenti che volevano bene a quell'Avellino là. Il campionato di Serie C si è fermato, tu quest'anno eri andato a Trieste e pensi sia la scelta giusta? Ma io penso adesso ci siano altre priorità e soprattutto con questi protocolli è difficile in Lega Pro ripartire. Questo è il mio pensiero. Sarebbe molto dispendioso per le società e quindi adesso penso sia il momento giusto per fermarsi e concludere questa stagione per poter riniziare alla grande quella la prossima senza comprometterne due. Stavi seguendo un po' con l'Avellino di Capuano. Sì, certo, l'Avellino l'ho sempre seguito anche in Serie D perché c'erano due o tre amici che ci giocavano, anzi Gerbaudo mi chiamò pure, che io avevo giocato insieme a lui a Vicenza, quindi mi chiamò per chiedermi se dovesse andare ad Avellino e io ho detto vacci subito e sono contento che la squadra ha vinto il campionato e che adesso insomma ci sono le basi per poter ricostruire qualcosa di importante. Piacerebbe un giorno tornare. Ma certo, io ho girato tante squadre, però Avellina è una di quelle piazze, quelle squadre dove ci ho lasciato il cuore, quindi sarebbe veramente un piacere per me ritornare un giorno, se ci sarà la possibilità, sicuramente darò la mia disponibilità, quello sicuro. Il ricordo dei tifosi? I tifosi unici in tutti gli aspetti, è una piazza calda, Avellino, una piazza importante, quindi i tifosi si sono sempre fatti sentire e ci hanno dato una grossa mano anche nei momenti difficili perché la passione, insomma, che c'è in quella piazza raramente si trova, quindi è un bellissimo ritorno anche di loro e spero un giorno che ci potremo rincontrare. Tra le due salvezze, qual è stata la più bella? Le due salvezze, io penso che quella con Latina forse è stata la più sofferta perché è arrivato quel gol a 5 minuti dalla fine
di Gigi è stato proprio liberatorio dopo una rincorsa incredibile, perché io mi ricordo, sono arrivato a gennaio e l'Avellino era messo male, diciamo, con le punte di penalizzazione, eccetera. Non era una sfida semplice, quindi ci abbiamo creduto tutti insieme e penso sia stata una salvezza incredibile quella, dove non tutti ci speravano, diciamo. Beh, il gol di Pisa è fondamentale. Il gol col Pisa, sì, perché forse è stata, dopo quella partita non siamo andati benissimo, però a posteriori sicuramente è stata una vittoria fondamentale. Uno scontro diretto, per loro era l'ultima spiaggia. Un gol importante, il primo con l'Avellino, ma importantissimo, perché comunque ci ha regalato 3 punti fuori casa determinanti. È stato anche un gol particolare, perché mi sono trovato lì, neanche mi ricordo il perché, però insomma è stato bello ed importante